Facciamo le vacanze qua, sì. Si sta bene dappertutto nella Riviera Romagnola. Per un giorno ho girato sulla spiaggia di Rimini e Cesenatico a parlare con le persone arrivate qui per l'inizio della stagione estiva e per sentire cosa pensano di questi posti. Rimini per me è la mia seconda casa. Che cosa ha di speciale Rimini? Rimini offre il relax, il divertimento. La Riviera è una striscia di sabbia lunga un centinaio di chilometri che va da Comacchio fino a Cattolica. Ho scelto di raccontare questi luoghi perché durante l'estate cambiano completamente rispetto all'inverno. Che cos'è la Riviera Romagnola? È un sogno. Abbiamo dalle discoteche alle spiagge, di tutto. Accoglienza turistica la fa da leone. Ma com'è la Riviera Romagnola durante l'inverno? Fermo per un momento le immagini. Si presenta così, tutto vuoto. Ma è un vuoto apparente perché anche durante l'inverno la riviera si prepara all'arrivo immancabile dell'estate. Sono nel tratto di spiaggia libera qui di Cesenatico, proprio di fronte al grattacielo. La stagione è partita quest'estate, cosa vi aspettate? Ecco, come sarà quest'estate 2018? Speriamo come quella l'anno scorso. Speriamo meglio, quest'anno forse sicuramente meglio. Meglio quest'anno? Ma quali sono le caratteristiche, i punti di forza della riviera? Il divertimento, le ragazze, i locali, la cucina. Dai, un po' tutto diciamo. Tutto? Si sta bene qua? Sì, si sta bene. Oggi cosa fate? Prendete il sole? State qua? A me non segue, lui prende il sole, io sto qua. Vabbè, che fate oggi in spiaggia? Giriamo, non lo so. Cesenatico. Cesenatico è bellissima. Si mangia bene. Si mangia bene, si sta bene. E quindi noi siamo tutti ospiti. Siamo ospiti. Ma lei da giovane veniva qua sempre a Cesenatico? Sì. Sempre qua è stato? Da 16 anni fino a 82 anni. Sempre attuali. Qua? Sempre. Sempre. Come mai? Perché? Perché ci si sta bene, ci si trova con gli amici. Sono a Rimini, sulla spiaggia libera. Dietro di me c'è la ruota panoramica, una delle attrazioni principali, più famose di Rimini. E in questo tratto di spiaggia libera le persone vengono a prendere il sole e a passare qualche ora di mare, o un weekend o anche una giornata singola. Com'è Rimini, la vacanza a Rimini? È bella, è buona. Ma Rimini che tipo di città è? Sta bene. Caspita. Si sta bene a Rimini? Si sta bene perché poi è anche un bel centro, non solamente il mare. Come mai Rimini? Beh, io sono di Rimini, quindi sono abituata. Tu giochi in casa allora? Sì. Là invece no. Io mi ci sono trasferita. Quindi gioco in casa anch'io se vuoi. Okay. Dai. Ma quali sono i punti di forza della riviera, di Rimini in particolare? Ah, che puoi trovare tutto quello che vuoi. Sostanzialmente quello. Tutto cosa? Proviamo a spiegare. Tutto, dal divertimento al lavoro a persone, dai romagnoli che sono fondamentali. Punti di forza della riviera. Di Rimini dove siamo adesso? Ma direi l'accoglienza turistica la fa da leone. Sì. Ti stavi mettendo la crema? Sì. Iniziata l'estate allora? Penso proprio, spero di sì. Come sarà quest'estate 2018? Ma penso molto calda e spero bella e divertente, ecco. Vieni sempre in riviera con i tuoi amici? Come scegliete questi posti? Di solito ogni tanto veniamo qui perché comunque vicino, siamo di Milano, quindi un paio di ore siamo qua. Sì. Com'è vivere a Cesenatico al mare? Beh, bello, c'è la movida, ci sono tanta gente, tanta roba. Veramente. Consigliata per i ragazzi. Consigliatissima, meta consigliatissima. Come mai Cesenatico? Perché noi siamo qui di Cesena, abitiamo a Cesena, quindi... Comodi allora. Esatto, facciamo presto a venire giù. È una fortuna. Sì, è una fortuna, sì. Che cos'è la Riviera Romagnola? È un sogno. È un sogno? È un sogno, sì. Quindi siete sempre qua in vacanza? Sì, abbiamo anche la seconda casa qui. Noi siamo mantovani, abbiamo la seconda casa dall'85 e tutti i fine settimana siamo siete in qua. Cesena, sì. Qual è di Cesenatico di questi posti? Io sono di Cesena, ma abito Cesenatico da tantissimi anni. Cesenatico?
No. Che città è Cesenatico? Che zone sono queste della Riviera? No, Cesenatico è una città, è un paesino vivibilissimo. Ma noi abitiamo qua, dopo non so. Voi siete qua della zona? Sì, siamo qui. Ecco, com'è vivere la Riviera restando in casa? Ma di... Bellissimo, bellissimo. Comunque bello, sì, perché sì. Anche se sono le 5, le 6, esci, vieni al mare. Sì, una che è da fuori non può dire alle 6 vado al mare, quindi... Ok, quindi è una comodità questa? Assolutamente, assolutamente. Come mai in Riviera? Come mai a Cesenatico? Abitiamo qui. Abitate qua, è una fortuna. Vicino, sì, sì, sì. Ma Cesenatico com'è durante l'estate? È un posto consigliato? Sì, certo, sì. Come non è consigliato? Si sta bene. Quali sono le caratteristiche? Bel tempo. Il tempo, i servizi, il mare, c'è tutto, non manca niente. Per quello che vedo io passeggiando sulla spiaggia, tedeschi ce ne sono molto meno di quelli che si vedevano negli anni addietro, sì. Però un mago tedeschi, qualche svizzero, qualche francese, però non è più il turismo di massa che era una volta. Che c'era una volta. No, il turismo di massa si vede solo sabato e domenica, gli altri giorni è la mia opinione, sì, poi sì, dopo. Ma lei viene sempre qua in vacanza? Sempre. 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 Come mai? Cioè perché? Perché viene sempre qua? Perché si sta bene, non c'è mica alternativa. Lei è di qua, è della Romagna? No, io sono di Reggio Emilia. Ok, Emiliano. 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 Quindi gioca in casa? Molto in casa. E non si sbaglia mai qua. Bella, una città bella. Sì. Con una spiaggia bellissima. E... Si sta bene qua? Si sta molto bene. Qualunque posto... Sono andata, sono tornata sempre a Rimini perché qui mi piace, c'è il mare, c'è la città è bella, la gente è accogliente, è buona, sì, brava. Sì. Sono nato in Calabria, solo che io... Vabbè, adesso cosa fa qua, il weekend, le vacanze? Sono in pensione. Ah, beh. Pensione a Rimini? No, vivo a Rimini, sono in pensione, faccio il nonno... Vacanze le dove le passate? Sempre a Rimini o anche altri posti? Penso che tornerò a Rimini, non lo so. D'estate si sta a Rimini, mettila così, poi il mondo lo giri durante l'inverno. Ok, cosa vi aspettate da queste vacanze o estate 2018? L'ultima domanda. Ah, un sacco di aspettative, saranno sicuramente fantastiche. Anche per te? Sì. Perché il mare è quello che è, però loro sono bravi a valorizzare la... Sono bravi a tenere fuori la gente dal mare. Esatto, esattamente, sì, sì, sì. Ok, tornerai in vacanza adesso qua a Rimini? Ma magari qualche altra volta, può capitare, certo. Vabbè. Vivere a Rimini, una città con il mare, con il turismo, il divertimento, cosa significa? Beh, per i più giovani sarà senz'altro una cosa più bella, quando non siamo stati giovani anche noi, però è bella anche alla nostra età. C'è da uscire, mangiare, divertirsi, adesso non andiamo più a ballare ma ci accontentiamo. Com'è il mare adesso? Pulito. Pulito, perché di solito com'è? No, è pulito. È sempre pulito. Ecco, ma com'è la Riviera? La Riviera Romagnola? Molto divertente. Divertente? Sì, dai, ci perché? Sta bene. Perché? Ci sono un sacco di cose da fare, l'unica cosa è che a luna finisce tutto in realtà. Vieni sempre qua a Riviera, a Rimini? Siamo qui, a Rimini. Ma che città è Rimini, diciamo, cosa offre? Tutto, qualsiasi cosa. Com'è la Riviera? Perché attira così tanto i ragazzi, le famiglie, i giovani, gli anziani? No, è anche un bel posto perché poi qui organizzano anche d'estate, la Notte Rosa è famosa qui a Cesenatico, illuminano il grattacielo, cose così, ci sono molti eventi, quindi per questo penso. Come mai la Riviera piace così tanto? La Riviera Romagnola è la Riviera Romagnola, abbiamo dalle discoteche alle spiagge, di tutto. Mamma mia. Perché non venirci? Si ride, si scherza. Però le amicizie che uno aveva prima, sì. Io sono rimasto solo, sono morti tutti. Mi dispiace. 1933 non è rimasto più nessuno. Della sua generazione, dei suoi amici. Allora questo mi pesa un po', via. Allora penso delle volte, questa è la mia ora. Va bene.
Allora, noi arriviamo da Cinisello Balsamo, per me è la prima volta che sono qui a Cesenatico, devo dire è uno splendido posto, siamo qui in occasione della finale nazionale della Volley Cup, partecipiamo con la squadra Net Volley Under 16 maschile, adesso ci dedicheremo a questo splendido... Tutti diciamo, il giorno sarete in campo a giocare? Sì, perché già stamane abbiamo disputato la semifinale, purtroppo è andata male, però domani giocheremo il terzo e quarto posto. Niente male allora? No, assolutamente sì, adesso dedicheremo con il coach e tutta la squadra in spiaggia, adesso ci faremo un po' di faticamento con un po' di beach volley e domani finale terzo e quarto posto e nuovamente in spiaggia. Come sarà quest'estate 2018? Ah, che no. Bella! Venite sempre qua? Sempre. Sempre. Stesso posto, stesso mare. Cesenatico, only Cesenatico. Come mai Cesenatico? La gioventù. Com'è cambiata la Riviera in questi anni? È cambiata, la Riviera è rimasta sempre uguale, sono cambiati i clienti, i turisti. Sì. Sono cambiati perché il turismo in linea di massima è cambiato in Italia e quindi è cambiato un po' tutto. Adesso sono solo famiglie che vengono a fare il weekend, sì. Sono già, è già qualche anno che le famiglie ci vengono qua solo sabato e domenica e durante la settimana non c'è tantissima gente. Una città che dà tutto. Tutto? Sì. Bene. Ci sono i posti belli, si mangia bene, ci sono i posti del mare che si sta tranquilli. E il mare com'è? Cioè, mare bene. Non è un granché. Ci si accontenta. Però si sta bene, c'è l'acqua pulita, non è il mare che abbiamo in Calabria, in Sicilia, in Sardegna, però è un mare che si sta bene. Che cos'è Rimini? Rimini, com'è? Rimini è la nostra città, per noi è meravigliosa. È vita. Quali sono i punti di forza di Rimini? Giovani, il sole! Com'è vivere a Rimini, una città con il mare? Diciamo già, siete bene. Già pronti per l'estate, per le vacanze? Alla grande, noi abbiamo cominciato bene, in maggio. Già da maggio venite al mare? Sì, cioè io sinceramente poco, però passeggiate, dai, anche sul mare si sta da passate lì. Le vacanze anche qua d'estate? Allora, stiamo a sentire, noi siamo già in vacanza. Diciamo com'è. Però da di qui ci spostiamo magari, 15 giorni in montagna, dove capita, dai. Noi siamo riminesi, non ce la faremo mai venire a meno alla nostra Riviera, è un bene prezioso per noi. Che cosa ha di speciale Rimini? Tutto, tranne il mare, tutto è speciale, compresi i romagnoli, l'ospitalità, il cibo, e tutto quello che si trova in Romagna è eccezionale. Purtroppo non abbiamo un gran mare, ma poi ci fa perdonare anche tutto questo.